Ciao e bentornati! Si stanno piano piano avvicinando le giornate un pochino più fresche e io, come ogni anno, ma anche l'estate a dir la verità, ma soprattutto in inverno e in autunno, faccio fuori proprio intere scatole di tè e tisane. Oh my god! Infatti me ne sono appena fatta una, così mi rilasso, mi riscaldo un pochino e mi piace proprio tantissimo. Vi voglio oggi far vedere tutta la mia collezione di tè e tisane che ho soprattutto tè e tisane cinesi, giapponesi, anche qualcosina di coreano. Non sono una grandissima amante delle confezioni da supermercato perché mi piace moltissimo andare proprio a spulciare anche nelle varie erboristerie e fare anche dei mix di varie erbe per poter poi avere un risultato oppure un gusto determinato, insomma un qualcosa che mi possa davvero piacere. Vi lascio al video, ditemi che cosa ne pensate e mi raccomando, ricordatevi di mettere dei pollici in su e soprattutto se è la prima volta che vedete il canale iscrivetevi. Vi do appuntamento al prossimo video, intanto vi lascio la clip già registrata e zaijian, bye bye. Allora, questa è la mia sezione dei tè, è veramente in disordine, infatti adesso la mettiamo insieme a posto praticamente. Intanto vi faccio vedere che cosa comprende la mia collezione di tè. Allora, qui sopra ho le tazze, che adesso la maggior parte è in lavastoviglie. Allora, questa qui è una composizione di chai tea che ho acquistato a Barcellona, c'è anche il sito online ed è, ragazzi, veramente molto 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 buono se vi piace il chai tea, perché è un preparato che da diluire, da sciogliere in acqua, dove c'è appunto il latte, la vaniglia, la cannella, black tea, quindi il tè nero, e semplicemente la versate, questa polverina la versate all'interno di acqua bollente e poi shakerate e vi bevete il vostro chai tea già pronto. E il negozio si chiama Refrescate, tanto tutto vi lascio comunque nel box info. Poi, vabbè, questo guardate, manco ve lo faccio vedere, il Natural Mojo per una collaborazione, quando ancora Natural Mojo l'aveva forse spedito a me e a un'altra, che non era Pepper Chocolate, quindi veramente sì, va bene, lo conoscete abbastanza bene. Poi, allora, questo è un tè che si presenta in questa meravigliosa scatoletta di latta, è della marca Jade Infusions. Me l'ha regalato una mia amica che ha una farmacia. Chieti ne vende tantissime di infusi, roba particolarissima. Poi qui ho questo tè, che è un tè Oolong, acquistato in un Asian market, sta finendo ed è uno dei tè miei preferiti. Molto carina anche la latta, ma se andate negli Asian market ne trovate tantissime di queste latte. Ed è, questo è un tè a foglie, quindi che basta che lo mettete nella tazza, un po' di acqua calda e lasciate in infusione per qualche minuto. Questa qui è una tisana rilassante, l'ho comprata, se non erro, a Natura Sì. Questo è un tè che è stato regalato ai miei suoceri da un viaggio in Cina, di alcuni loro amici, però siccome ne è tanto e non lo bevono in foglie, preferiscono le bustine, allora me l'hanno regalato ed è un tè verde in foglie. Eccolo qua. Ah, e come tutte le cose cinesi, molte volte non c'è scritta né la marca né niente. Qui per esempio c'è scritto semplicemente che è un tè cinese. Niente. Non c'è scritto niente. I cinesi così. Invece queste qui le ho acquistate a Padova, vicino al santuario di Sant'Antonio. È un negozietto dei frati che coltivano le erbe e poi le vendono al pubblico. Non sono male, io però le devo un po' mixare perché alcune non danno molto sapore. Una che proprio mi fa schifissimo è questa al carciofo, è amara, ragazzi, come non mai. Questa scatoletta l'avevo acquistata in un negozio di tè che si trova a Bologna e si chiama Stregate, non lo so come si pronuncia, e all'interno che ho messo, ah, questo qui è una tisana, sì, è una tisana che avevo acquistato in un'erboristeria di vicino alla Mole Antonelliana di Torino, e tra l'altro ho scoperto che era molto molto famosa come erboristeria. Questa l'ho comprata in Polonia e
ed è una, l'ho dovuta scrivere perché è un equiseto, è una tisana di equiseto in bustine. L'equiseto è una pianta che fa molto bene, ecco, non so dirvi altro. Però l'ho comprata in farmacia, l'ho pagata, ragazzi, tipo 80 centesimi. Wow, qui non so cosa ci sia. È una scatola di una vecchia tisana. Ah, questo è un tè al gelsomino. Sì, avevo comprato del tè al gelsomino e poi l'ho messo in questa scatoletta dove c'era però dell'altro tè. E questo è tè al gelsomino cinese. Infatti ha il profumo del gelsomino e ci sono anche fiorellini di gelsomino. Questa è una scatoletta che mi hanno regalato ed è della Feltrinelli. La potete trovare nei negozi Feltrinelli, secondo me è carinissima. E ho messo del tè verde cinese. Anche questo tè verde mi è stato regalato da una ragazza che mi segue. È buonissimo questo tè, perché poi ogni tè cinese è diverso dall'altro. È un po' come il vino. Non è che c'è solamente il vino bianco, il vino rosso o il vino frizzantino. Ci sono tante varietà. Il vino ideale per la carne, quello più leggero da pasteggio. Ecco, la stessa cosa vale per il tè. Poi, qui ci sono tutte le bustine, ma ve lo faccio vedere dopo. Allora, questo qui l'avevo comprato in una drogheria di Ravenna. Si chiama Cookie Cha e sono praticamente dei rametti di tè che quindi non hanno assolutamente caffeina, sono proprio dei rametti. E poi qui abbiamo l'immancabile tè matcha, che è il tè verde giapponese, ed è appunto la polvere che ormai un po' tutti conoscete, che tra l'altro è quasi finita, la devo ricomprare. Qui ho anche le palline di bubble tea acquistato online, vi lascio il link sotto, le ho prese su Amazon, non sono economicissime ma ragazzi sono introvabili. Spesso mi dite, ma vanno bene quelle piccole 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 che si trovano anche nei supermercati? No, assolutamente, perché quelle piccole piccole e bianche, che sono sempre perle di tapioca, servono per addensare le zuppe. Invece queste qui sono proprio queste nere, o esistono anche colorate, ma comunque sono grandi, sono esattamente queste che vengono utilizzate per il bubble tea. Qui invece ho delle bustine dove mettere il tè quando poi lo devi appunto mettere in infusione. Sono delle bustine giapponesi e sono molto utili. Le ho comprate in un Asian Market, ma secondo me si trovano anche online. Se trovo qualche sito utile lo metto nel box info. Inserite all'interno il tè a foglie, lo chiudete e lo immergete nell'acqua bollente. Questo qui è un tè che mi è stato regalato da un mio amico che è andato in Cina. Lo devo ancora aprire, è ancora sotto vuoto. Ho appena aperto questa busta di questo tè che si chiama Longjing Tea. Guardate le foglie, ragazzi, che meraviglia, che meraviglia, ragazzi. Poi invece qui in questa scatoletta ci sono i fiori dei tè. Questi tè provengono da Firenze, sono meravigliosi quando vengono immersi nell'acqua perché schiudono. Infatti io ho registrato un video proprio per farvi vedere che cosa avviene. È una vera e propria magia. Se voi li doveste acquistare, li vendono anche in alcune erboristerie molto molto fornite. La cosa bella è avere una teiera trasparente, perché è bella vedere proprio la schiusura. Sono stupendi, veramente stupendi. Ho già ne ho usati due. Allora, qui invece ho altre tipologie di tè, ma sono tutte quante in bustina. Allora, questa è una delle mie marche in assoluto preferite, la English Tea Shop, mamma mia. Si trova sia a Natura Sì, ma anche nelle erboristerie, un po' ovunque. E ho tantissime di queste bustine. Mamma mia, sono veramente ottime. Black Tea Chai, costicchiano un pochino, però c'è tanta varietà, mi piacciono, a dir la verità, anche le scatole, i packaging. E questo qui è peppermint, poi chocolate ribbons and vanilla. Poi qui ho dei tè che avevo preso, mi sa, in un albergo, che erano a disposizione, li avevo presi. Poi invece questi qui li ho presi a Firenze in un negozio coreano che vende appunto tutti i prodotti coreani. Questo qui è di orzo tostato ed è buonissimo, è particolarissimo, ragazzi. Poi qui ho della camomilla, qui invece ho dei caffè istantanei, sempre presi in albergo. Pareva brutto lasciarli.
E poi che altro? I Twinings. Questi sono della Pompidour. Oddio ragazzi, cioè se dovete comprare di tè non compratelo. Cioè Pompidour è veramente orribile. A me non piace per niente. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto di acquisto. Io vi mando un bacio e a presto, ciao!